Bentornati con noi amici di TG Architettura. In apertura oggi andiamo in Liguria, dove la regione adotta misure contro la crisi del settore immobiliare e promuove un fondo di investimento immobiliare per il social housing. Il progetto finanziario gode del contributo della Cassa Depositi e Prestiti, che può partecipare al fondo di investimento con risorse superiori al 40%. Le imprese potranno usufruire dei finanziamenti se almeno il 51% degli interventi edilizi realizzati sarà social housing. Ed ora ci spostiamo in Lombardia, dove è partito il concorso Instant House at School, promosso da Federlegno Arredo, organizzato in occasione del MADE Expo Milano Architettura Design Edilizia. Il bando prevede la progettazione di una scuola dell'infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni in via Ugo Betti a Milano. Il concorso si rivolge ai neolaureati e agli studenti di architettura, ingegneria ed industrial design che alla data del 31 gennaio 2013 siano iscritti alle rispettive facoltà o che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 gennaio 2008. Le proposte vanno inviate entro il 3 giugno 2013. E adesso ci spostiamo in Umbria. Dalla regione è in arrivo una legge che disciplina le norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. Il testo adottato disciplina in particolare lo svolgimento in sicurezza delle attività connesse alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle attività di tutela e valorizzazione ambientale. Con successivi regolamenti, inoltre, la Giunta regionale disciplinerà le attività riguardanti l'edilizia, l'industria, l'agricoltura e l'allestimento di strutture provvisorie utili allo svolgimento di spettacoli o altre forme di intrattenimento. E adesso parliamo di un progetto. È ExpoGate, il progetto vincitore del concorso per l'InfoPoint di Expo Milano 2015. Apprezzato per l'armonia con cui si unisce al sistema monumentale del Castello Sforzesco, ExpoGate, proposto da Scandurra Studio, diventerà il primo punto informativo dell'Esposizione Universale di Milano. L'InfoPoint sorgerà in Largo Cairoli e sarà un luogo di incontro in cui ritrovarsi per partecipare a eventi o scoprire le principali novità che ha in serbo questo importante evento internazionale.